Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in anteprima. Quello di oggi sarà un video ricchissimo. Ho avuto infatti l'opportunità, anzi il privilegio, di provare Super Mario Bros. Wonder in anteprima a Milano, grazie a un invito da parte di Nintendo. E oggi vi racconterò le mie impressioni iniziali sul titolo, e c'è veramente tanto da dire. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito. Prima però, solo una cosa. Grazie di cuore a tutti quanti. Senza il vostro continuo supporto, non avrei mai raggiunto un traguardo del genere. Grazie. Non aggiungo altro. Iniziamo! La mia sessione con Super Mario Bros. Wonder è consistita in circa un'ora di gioco su una versione non definitiva del titolo. Comunque le immagini di gioco che vedrete sono un mix tra il mio footage che ho catturato durante la prova e delle b-roll fornite da Nintendo. Detto questo, vorrei partire proprio dal level design, perché i pochi livelli che ho potuto provare in realtà erano stracolmi, anzi no, zeppi di soluzioni innovative che fanno di Wonder una vera e propria evoluzione del platforming di Mario in due dimensioni. Delle novità che però portano con sé tutto il DNA Nintendo, ma proprio al 100%. Infatti, come in tutti i titoli della grande N, c'è una progressione graduale e continua di elementi introdotti, ma il tutto avviene in modo naturale e mai invadente. Ed è così che non c'è bisogno di un vero tutorial, ma piuttosto gli stage si spiegano da soli abbracciando il naturale scorrimento dei percorsi, anche grazie all'introduzione dei fiori parlanti. E questo ragionamento vale per tutto, per i nuovi power-up, per i nuovi strumenti, per le nuove interazioni ambientali e anche per i nuovi nemici. Tipo loro, i Biceratopi. E a proposito, facciamo un applauso a chi si è occupato dell'adattamento italiano, perché sono state fatte delle scelte fantastiche. In quest'ottica di design ha molto senso la decisione di eliminare dall'equazione il limite di tempo di ogni livello, proprio per dare l'opportunità a tutti di riflettere su come approcciare determinate sfide e capire come sfruttare al meglio abilità e potenziamenti. Volendo si può affrontare tutto con fretta e correre verso la bandiera di fine livello, oppure si può rallentare e scoprire quello che magari sfugge a un primo sguardo. Ad esempio, l'elefante ha un power-up che non si limita solo ad incrementare la forza dei protagonisti, ma dà anche spazio a delle buffe interazioni tramite la meccanica del serbatoio d'acqua della proboscide, ed alcune di queste mi hanno spezzato in due. Geniali! La trivella invece è un power-up più difensivo, permette di evitare i danni dall'alto e gli scontri diretti, ma il potersi nascondere nel pavimento e nei soffitti apre a tutto un altro tipo di esplorazione dei livelli. Non ho avuto occasione di provare la bolla, ma immagino che il meccanismo dei salti aggiuntivi sulle bolle fluttuanti sia stato sfruttato allo stesso modo per offrire nuove possibilità di esplorazione. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiungono anche le spille, degli strumenti che garantiscono delle abilità bonus di vario tipo. Alcune si comprano nel negozio di Poplin, altre invece vanno conquistate in dei livelli sfida, come ad esempio la spilla del salto arrampicata. Questo strumento dà ai personaggi un secondo salto a muro, mentre il wall jump classico spinge i protagonisti lontani dalla superficie di appoggio, questo primo salto da una parete fa in modo che la direzione segua parallelamente il muro. In seguito si può poi concatenare un salto a muro classico, e vi potete immaginare già come in questo livello introduttivo ci si possa sbizzarrire in dei concatenamenti di salti necessari per raggiungere i collezionabili più nascosti. Ed è qui che mi voglio un po' sbilanciare, magari sarò un po' preso dall'entusiasmo, ma lo dico lo stesso. In Wonder mi è sembrato di avere lo stesso tipo di libertà che solitamente si sperimenta nei Mario in 3D. Penso ad esempio a Odyssey e al suo moveset estremamente malleabile. E in questo nuovo episodio in due dimensioni, sebbene siamo parecchio lontani dalla non linearità dell'impostazione open world, c'è comunque la sensazione di poter rompere la rigida progressione dell'azione sperimentando con tutte le novità appena introdotte. Il rovescio della medaglia è che se viene messa a disposizione una tale cassetta degli attrezzi, si rischia di rompere l'equilibrio del gioco annullando qualsiasi grado di sfida. Questo è ancora tutto da valutare però, mentre è chiaro come Yoshi e Nabbit, anzi Ruboniglio, siano delle scelte pensate per i giocatori meno avvezzi al genere, l'impossibilità di cambiare spilla durante un livello e l'obbligatorietà di utilizzare una sola spilla per tutti i giocatori nelle sessioni multiplayer sono invece alcuni dei deterrenti utilizzati per mantenere vivo un equilibrio di sfida. Bisogna però aspettare di provare il titolo nella sua interezza per capire se il level design sarà in grado di accompagnare questa crescita del giocatore, mettendolo sempre di fronte a nuovi enigmi e nuove soluzioni. In fondo la formula Nintendo 099
quando applicata correttamente, la vedi in tutta la sua genialità solo nelle fasi avanzate di un titolo e nei contenuti post-game. Però, senza spingermi così lontano, già da adesso ho intravisto un buon grado di rigiocabilità. Tutti i livelli che ho provato erano strutturati in modo tale da proporre continue biforcazioni, detour e zone segrete, ognuna con la sua utilità, perché come da tradizione ogni stage ospita diversi tipi di collezionabili. Esplorando a fondo, a volte si finisce in una schermata ricca di monete, altre si viene premiati con un gettone viola da spendere nel negozio, o perché no, addirittura con un seme meraviglia, ovvero il collezionabile principale, l'equivalente, se vogliamo, delle stelle classiche di questo Wonder. E poi ci sono loro, i fiori meraviglia, l'altra grande novità di questo glorioso ritorno in due dimensioni, un elemento che non vi nascondo ho guardato con diffidenza sin dal primo reveal. Molto spesso questi strumenti di rottura si rivelano essere degli espedienti estremamente contestuali, che danno una bella impressione di novità la prima volta che si utilizzano, ma che poi ben presto ci si rende conto che aggiungono veramente poco al gameplay del titolo. Per fare un esempio molto recente, questi fiori Wonder mi ricordavano, almeno sulla carta, le super abilità di Kirby's Return to Dreamland Deluxe, dei caotici spettacoli di distruzione che però diventano presto ripetitivi. Qui invece l'elemento imprevedibilità dettato da questi fiori è proprio un valore aggiunto. Pensateli un po' come dei funghi allucinogeni che non si limitano ad alterare la percezione, ma che modificano proprio il livello nella sua interezza. E visto che stavamo parlando proprio di rigiocabilità, vi faccio questo esempio. In uno stage, riuscire a prendere il fiore meraviglia nascosto significa cambiare completamente il punto di arrivo del livello, e quindi sono necessarie quantomeno due run per poter prendere tutti i semi meraviglia dello stage. Ovviamente non entro nel dettaglio, ma spero che espedienti del genere continuino ad arrivare fino alla fine di Wonder. C'è insomma un fattore di imprevedibilità che tanto mancava in un Mario in 2D, una sensazione di continua scoperta e meraviglia che si riflette in un titolo che mai fu più azzeccato. Proprio per questo mi sembra quasi ridicolo soffermarmi su quanto sia bello da vedere questo Wonder, e credetemi, non avete la minima idea di quanti tocchi di classe sono stati inseriti nella realizzazione grafica del gioco. Praticamente ogni animazione nasconde un qualche tipo di dettaglio che ne arricchisce l'esecuzione. Finalmente abbiamo anche uno spostamento netto dai classici temi degli ambienti visti e riciclati all'infinito nella serie The New. C'è tanta varietà, ma c'è anche tanta inventiva. E c'è un fattore che non dovreste sottovalutare assolutamente, ed è il comparto sonoro, perché l'altro vero collante di tutta quanta l'esperienza, il contraltare perfetto a un art style che di sicuro getterà le basi per il nuovo corso di Mario, è la musicalità che permea le immagini di Wonder. Così come ci sono infinite chicche per ogni movimento e azione compiuta da tutti i personaggi, così gli effetti sonori seguono e si adattano alla follia di questa continua allucinazione lisergica. La resa finale è spettacolare. E sul serio, possiamo parlare all'infinito di quanto Switch sia una console vecchia, di quanto l'hardware sia datato e via dicendo. Ma un titolo come Wonder è la dimostrazione che la creatività non è necessariamente limitata dalla potenza della piattaforma. E Wonder è proprio l'esempio perfetto di un titolo dove l'art style è padrone assoluto, anche sopra la tecnica. C'è anche poi la parte del multiplayer, ma questa è la sezione su cui posso esprimermi di meno. Ho avuto la possibilità di giocare circa una ventina di minuti in co-op locale a due giocatori, e più o meno mi sento di confermare le sensazioni che mi aveva dato il trailer. Per me la scelta di non far toccare i giocatori toglie sì quel briciolo di competitività che ne scaturiva dagli episodi precedenti, ma aiuta tanto nello svolgimento dei livelli. Il dubbio, anzi, forse la curiosità su come funzioni la scelta di aver concepito un online così atipico rimane. Anche perché le sagome sono tutto sommato un collezionabile piacevole, ma è chiaro che la loro funzione primaria sia stata pensata per il multiplayer online. Poracci, io penso di aver coperto tutto quello che c'era da dire, e soprattutto non voglio neanche scendere troppo nel dettaglio, perché di Wonder si è già visto tanto, e so che molti di voi lo vorranno scoprire in totale autonomia. Quello che vi posso dire però è che, nonostante io abbia visto il trailer decine e decine di volte e mi sia trovata a giocare in gran parte proprio quelle stesse sequenze mostrate nei trailer di presentazione, beh, Wonder è riuscito comunque a sorprendermi e a superare le mie già alte aspettative. È ovvio, un conto è l'impatto iniziale e tutt'altra storia è riuscire a mantenere intatto questo entusiasmo per tutto il gioco. Però, per ora, Wonder è una delle cose più interessanti che ho provato quest'anno, e considerando tutto il ben di Dio che è uscito nel 2023, beh, beh, beh.
Io mi fermo, se no esce fuori un video che dura più di tutto Wonder, ma vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre sensazioni nei confronti del prossimo titolo di Super Mario in 2D e sempre nel rispetto dell'embargo proverò a rispondere alle vostre curiosità sul titolo. Vi ringrazio di cuore per il continuo supporto, senza di voi non sarei mai riuscito a partecipare a un evento del genere e non posso che essere straorgoglioso di quello che mi avete aiutato a creare. Grazie. Sul serio. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Wonder tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wonder, Michele Bros. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...